È partito. Ciao a tutti e a tutti, benvenuti e bentornati in questo mio nuovo video. Come vedete amici, vi ho in mano, vi tengo in pugno. No, perché non è un video statico, ma insomma vi porto un po' con me nella mia giornata di studio matto, disperatissimo da studentessa universitaria che si sta avvicinando alla sessione e che non sta studiando niente. Insomma, vita incasinatissima, non sto studiando niente. Non sto praticamente facendo niente nella mia vita. Però sulle storie io faccio sempre vedere che studio, parlo un po' insomma della scuola e tutto. E quindi sembra che io sia una studentessa modello, ma non è così. Inoltre vi ho fatto anche vedere un po' come prendo appunti con l'iPad e tutto quanto, e siete rimasti un sacco curiosi. Quindi mi avete chiesto tantissimi un video YouTube in cui vi mostravo meglio come funzionava un po'. Faccio un po' tipo presentatrice, conduttrice televisiva, vi spiego la scaletta. Ma ho fatto l'introduzione, vi spiego un po' cosa andremo a trattare nel video, quindi adesso vi spiegherò un po' cosa farò. Poi vi faccio vedere come funziona l'iPad, cosa ho dentro l'iPad e l'applicazione, le applicazioni che uso per studiare. Vi faccio vedere anche un po' come applico prendere appunti con l'iPad all'interno della mia sessione di studio. Lei, star indiscussa, Paolina, perché è la mia unica salvezza quotidiana. Su voi mi prenderete per pazza, tipo io la mia ossessione, ma io amo Paolina non solo perché fa caldo, ma anche per il rumore che fa. Amo questo rumore continuo. Non è fortissimo, però insomma mi rilassa e riesco anche a studiare meglio. Quindi primo consiglio, compratevi una Paolina. Lo tengo in questa custodia qui. Ho preso la custodia perché l'anno scorso non ho più trovato l'Apple Pencil, perché ovviamente l'avevo persa. Quindi ho acquistato questo. Così non perdo niente, metto anche dentro il caricatore. Quindi top. Volevo farvi prima vedere cosa si cela dietro ai video YouTube. Quando vi dico che i social non sono la realtà è perché non sono la realtà. Io in realtà sono perennemente in tuta. I miei video, in tutte le mie storie, sono perennemente in tuta. Dicevo, tengo il tutto magico all'interno della custodia. Come si presenta il mio caro iPad? L'Apple Pencil e l'iPad in sé. Adesso lo accendiamo perché io lo spengo sempre. Non so, ho paura che mi registri tipo nel sonno. Non lo so, teorie complottistiche. Quindi fondamentalmente è comodissimo l'iPad per un motivo: perché è piccolo, ci sta dentro di tutto. Io ho scelto appunto di utilizzare il tablet, prendere appunti in classe, perché è molto più comodo. Cioè tengo tutto qui dentro, anche per un fatto di peso della borsa. Io in università porto la borsa, con questo è comodissimo, cioè non mi devo portare altro. Con questo gli occhiali per le luci blu, e quindi occupa poco spazio, non è pesante ed è perfetto, cioè è proprio minimalista al punto giusto. Inoltre una cosa che sapete già di me benissimo è che io sono super super sbadata, quindi mi capita spesso di dimenticare le cose, o arrivare in ritardo, o per il ritardo dimenticarmi delle cose, perché ovviamente combaciano le due. Portandomi ad esempio quaderni e tutto, rischierei di dimenticarmeli, e in questo caso sarebbe un po' un problema, perché se devo integrare altri appunti o comunque riprendere quelli della lezione precedente o continuare, insomma, perché devono essere in ordine cronologico se voglio capire qualcosa che già capiamo ben poco all'università, insomma, devo averli tutti i giorni. Invece con l'iPad non c'è il rischio che io lo dimentichi, almeno spero. Vedrete che capiterà quel giorno in cui me lo dimenticherò, ma per ora no. Belli appuntini. Poi ogni giorno quando vado in università ritorno sulla mia app e vado avanti a prendere appunti. In questo modo non devo dimenticare nulla, perché con i quaderni secondo me è scomodissimo. Potrei prendere appunti anche col computer, ma dato che faccio una facoltà di tipo di matrice scientifica, con il computer diciamo che è un po' complicato, quasi un po', anzi è possibile, tipo chimica e matematica non li posso prendere con il computer. Potrei prendere citologia, però a sto punto metto qua le slide, me lo scrivo a mano. Top, fantastico, amici. Lo consiglio a chiunque, anche perché riesco a essere ordinata. E un'altra cosa è che non riesco a studiare sull'iPad. LOL, mi dite, ma allora perché prendi appunti? Sei scema? Un po' sì, però in realtà è comodo, perché poi io mi scarico gli appunti e poi vado a stamparli. In questo modo, che brutta la felpa qua, vado a stamparli gli appunti, perché riesco a studiare meglio sul cartaceo. Per me è molto più comodo, sono sempre stata abituata a studiare sul cartaceo. Il cartaceo è top al bacio. E quindi poi andandoli a stampare sul cartaceo ce li ho tutti belli lì, sistemati, precisi, perfetti. Riesco a studiare tranquillamente. È comodo anche perché se devo aggiungere, integrare degli appunti con il libro da casa e tutto quanto, è comodissimo, perché appunto posso andare a integrare parti senza dissestare tutti gli appunti. E ci sono due applicazioni fondamentali: c'è GoodNotes, che è quella che uso io, e poi c'è Notability, che ho scaricato perché era in un periodo gratis, di prova gratis. Allora, ma che fai, te ne privi?
Ok, addentriamoci nel mio iPad qua super fail perché non andava al touch. E questa è la fantastica app di Notability. L'unica pecca è che costa 7 euro, quindi bisogna acquistarla, però ne vale tutti, ve lo assicuro. È fantastica perché riuscite a caricare anche le slide, scriverci sopra, ad esempio questi sono i miei appunti di citologia. Inoltre, vabbè, avete le funzioni base per prendere appunti, quindi una penna. E ci sono varie dimensioni di questa penna e anche vari stili, quindi insomma potete variare, potete anche scegliere il colore e potete anche regolare la dimensione, quindi per questo è veramente veramente comoda. Come vedete è proprio comodo anche scrivere, sembra quasi di utilizzare una penna normale su un foglio di carta normale. Solitamente io creo il mio taccuino e qui avete un sacco di scelta tra le copertine, io ho scelto qualcosa di fantasioso, puà insomma. E poi potete scegliere il tipo di carta. Io utilizzo sempre i quadretti perché, vabbè, faccio materie scientifiche, quindi sono comodissimi, ma in generale li scelgo sempre. E anche qui avete un sacco di tipologie di carta. Quindi poi creo il mio taccuino e vado a scrivere i miei appunti. Cosa fondamentale che tutti mi chiedete sempre è: ma non attacca? Cioè la mano non scrive? No, non vi prende la mano, vi prenderà solamente l'Apple Pencil. Come vi dicevo, avete tre tipologie di penne, potete anche cancellare con tre diversi grandezze di gomma e poi avete anche l'evidenziatore qui, infatti volevo farvi vedere che riesco ad appoggiare la mano tranquillamente senza problemi e poi vado ad evidenziare le parole, importantissimo, questa la uso un sacco, soprattutto se prendo appunti appunto in classe veloci, questi sono alcuni miei appunti, volevo un po' tirarmela e vantarmi e niente, tutto qua. L'altra opzione è Notability, io l'ho scaricata quando era ancora gratis, ci ho avuto fortuna, anche questa costa, e fondamentalmente è un po' uguale a GoodNotes, l'unica cosa è che potete registrare le lezioni, solo che io mi trovo benissimo con GoodNotes, quindi continuo con quella, e anche qui avete diversi stili di penna, di carta, colori, super comoda anche questa. Un po' come funziona l'iPad, come lo utilizzo io appunto per prendere appunti. Vi devo svelare una roba perché voi adesso mi prenderete per pazza, ma io quando studio gli schemi non li faccio qui sull'iPad, o meglio, capita a volte, ma la maggior parte uso questo raccoglitore ad anelli che tengo assolutissimamente a casa, dove appunto a mano, perché li faccio totalmente a mano perché secondo me è più comodo da fare a casa, utilizzo tutte le pagine, gli appunti, vedete ne ho fatti pochissimi perché sto andando molto a rilento, di freccettine, cose matitate, appuntate, ad esempio devo ancora sottolinearli, e così facendo la sera prima di andare a letto, circa ogni giorno, vado e me li riguardo, me li rileggo anche banalmente. Poi continuate a leggermi ogni sera per tipo un mese, le cose dovrebbero più o meno entrarvi in testa. In caso proverò per osmosi, ma mi stratterò più volte le pagine addosso, in faccia, in testa. Però sono molto fiera dei miei appunti perché almeno riesco a capire un mio schema mentale, perché è questo che mi aiuta fondamentalmente a studiare. A volte però mi capita di fare schemi. E adesso vi porto con me in una sessione di studio. In questo caso devo studiare citologia. Ah, che bello, yeah. E ho un esame un po' grosso da preparare che è diviso in due. Io ho tutti i totali, non ho parziali. Vi faccio vedere il libro che mi devo studiare tutto. Ci armiamo di astuccio, che è straripante, questo mattone, che sono questo solo, sono circa 700 pagine, e nell'altro, che è istologia, un libricino più piccolino da 400 pagine, quindi in tutto fa 1100. Sarebbe la prima parte di esame, sarebbero 400 pagine, l'orale 700, però fondamentalmente è un esame unico poi alla fine. Cioè, la cosa brutta è che se non passo lo scritto non posso accedere all'orale. Mi viene già da piangere perché probabilmente non lo passerò nemmeno. In modalità aereo, però metto il timer perché io faccio tipo lo studio della regola del pomodoro, 45 minuti o 10 minuti di pausa. Dire che funziona abbastanza, quindi io imposto i miei 45 minuti, io appoggio qui, avviato, luce fu, niente, adesso godetevi delle belle clip di Ludovica che studia.
come vedete piano piano il mio schema sta prendendo forma. Devo guardarlo, mi devono venire in mente le chiavi più importanti e poi appunto dovrei riuscire a ripetere. Certo, ci metto un po', nel senso che è lungo come metodo. Vi dirò la verità, devo ancora provare il mio metodo universitario, perché non è come ad esempio al liceo. Per ora quello che sto facendo, anche se molto ridendo, lo sto trovando proficuo, perché capisco bene le cose, anche cose nuove che spiegano le comprendo. Sembra strano perché le lezioni non capisco un cazzo, diciamo, cioè non capisco un cazzo. E invece poi arrivo a casa e riesco a spulciare le cose, riesco anche a capirle per guardare il telefono. Poi quando mi decido per andare giù è finito il tempo, quindi poi dico vabbè dai un teuccio, e quindi poi alla fine mi va fuori altri 40 minuti di pausa. Come vedete è un po' strano articolato, però insomma andrò avanti e capirò un po' come studiare. Già dal primo esame capirò un po' cosa devo fare, come devo un po' muovermi, perché effettivamente non c'è un manuale che ti spiega come devi studiare all'università. Più o meno medie, liceo, sì, cambia qualcosina, ma fondamentalmente è quella la sostanza. L'università è un mondo a parte. Io amici spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Io ovviamente vi prometto che mi impegnerò a fare uscire un video alla settimana, e che devo prendere un attimo il ritmo, tutti i casini, ho il corso maestri che mi porta via tantissimo tempo, bellissimo, mi diverto come una matta, sono troppo contenta, però veramente sto via le settimane intere, quindi è un po' difficile, dovrei organizzarmi, tipo preparare il video prima, è vero? Dovrei farlo? Sì, sono stupida? Sì, perché non lo faccio? Sì, perché sono disorganizzata, quindi ecco, faremo anche un video sull'organizzazione, se riuscirò prima o poi a organizzarmi, a capire come fare bene. Spero che appunto questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacione, io adesso torno a studiare perché sennò qua non combiniamo niente. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like, sostenermi su tutti i miei social, e noi ci vediamo con un prossimo video. Scrivetemi qua sotto che tipo di video vorreste vedere sul mio canale. 24 ore, perché ho tanta voglia di registrarli, quindi fatemi sapere. Bacio!